Signore e signori, sono a Padova per annunciarvi l'inizio di questa nuova avventura. Ormai è tradizione, ogni anno va fatta una follia. E oggi partirò in compagnia di Teo, Sinna e Greta per percorrere le sinuose e splendide curve balcaniche. L'obiettivo è di arrivare nel cuore dell'Albania. Abbiamo 7 giorni a disposizione a partire da adesso. Però prima vi presento il mio fedele destriero. Kawasaki Ninja H2 SXSE. Raga, una bestia fatta a moto. Guardate che missile terra-aria. Un mostro da 200 cavalli supercharged. Una perfetta pistaiola camuffata da Tourer. Cruise control adattivo, cambio elettronico, ABS cornering, luci adattive, sospensioni elettroniche. Questi sono solo alcuni dei dettagli di questa incredibile astronave su ruote. Poi raga, ma vi rendete conto che è sovralimentata? Cavallerie esagerate. Ma andiamo avanti. Dall'altra parte del ring abbiamo la comodissima Kawasaki Versys 1000 SE, cavalcata da Teo. Una poltrona. Anche lei 4 cilindri, dolcissimo, ma senza sovralimentazione. Non ci resta che affrontare un po' di curve. Direi che possiamo andare, si è fatto tardi. Si va, finalmente 2 curve. Olè. Wow, sto guidando la moto supercharged. Quindi più forte vai e più gira il rotore e più potenza ti dà. Come sempre lo sapete, quando viaggia con Sinna e Greta, l'itinerario si studia il giorno prima, la prenotazione degli hotel si fa il giorno stesso e si vive il viaggio in totale libertà. All'avventura, raga, spensierati. Quindi, per non perdervi anche i prossimi episodi, campanella qua sotto, iscrivetevi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se no è un casino, amici. E si passa in Croazia ufficialmente? Ci dirigiamo verso Fiume. La nostra Ratski Fiume. Andiamo a riprenderci tutto chitto che è nostro, direbbe D'Annunzio. Ottimo. In Turino, in Croazia. Caricamento strada in corso. C'è poca connessione, non carica. Io sto già registrando. Oh, il mare. Bello. Che bella questa vista, bro. Wow. Prima tappa, 1,56. Bello fare il pieno così. Snecchino proteico. Acquettina proteica. Giana. E proseguiamo. Oh, mica male la vista sul fiume, ma che roba. Spettacolare. Comunque a me impressiona che ci sono tutti i sacchettini con il guantino pronti all'uso. In Italia li avrebbero già fatti sparire. Ed è arrivato quel momento della giornata. Interno monolocale, 36 metri quadri, 2 letti, 2 trip tra letto. Guarda, bello. 71 in 4. Bello, tutto nella stessa stanza. Perfetto. Oggi abbiamo preso tutto un po' con calma, come dire. Siamo comunque giunti al fiume e di conseguenza alloggeremo qua per questa notte. Questo è il ciringhito croato. È il ciringhizco. Iniziamo. Promesso che domani facciamo un'indigestione di curve. Centro città di Fiume. Ordinato. Cos'era? Chi è la precedenza? Andiamo. È un continuo sali e scendi. È tipo una San Francisco croata. Guarda quanto è inclinata la strada. Aiuto. Oddio. Quanti gradi è? No vabbè, devo mettere l'H2 con le ridotte. Dereccia, credo sia qua. No, occhio, occhio, destra. No, basta, sti scam. Aiuto, ma no. Dov'è? Ma dove vado? Ma dove siamo? Ma dove sta andando? Vai però, vai. Vado io? Ehi, vai. Questo è il nostro primo alloggio. È una stalla. Ah, ma qua proprio arriviamo, dettiamo legge noi, facciamo quel cazzo che vogliamo, no? Perché? Ma chi te l'ha detto di farlo? Ma infatti, Dennis. Opa! Primo alloggio! Salottino privato con cucina, prima camera di Sinna e Greta, il bagno, purtroppo abbiamo già perso il bidet, noisy, e la stanza privata di me e Teo. Ecco l'outfit di stasera dopo la doccia. Vedi che non sono pazzo. Qualcuno sta E ovviamente adesso non ci resta che cercare del cibo. Ma che bella Fiume! Ecco perché la rivolevamo. Ecco D'Annunzio. Bella, eh? It's me, D'Annunzio. Oh, mamma mia! Ridammi Fiume! L'abbiamo trovato! Capote Iole! Spanish typical food. Ok, va bene. L'ha scelto Teo. Bello. Siamo finiti in Spagna. Patatas bravas. Scusa, questo cos'è? Polpettas locas. Polpette coi gamberi e patatas fritas. No, vabbè, raga. Scusateci, io so che stiamo assaggiando la Spagna in questo momento quando dovremmo provare la Croazia, ma risolveremo probabilmente domani sera. Per oggi va così. E i gamberi. È un bastoncino Fidus. Buono, però. Ovviamente non poteva mancare la paella. Com'è? Ma no, zio, mega premium, buona. Ma paese clean, pulito. La paella croata promossa. Buona. Sono abbastanza provato da questa paella. Mi sa che è rimasta un pochino sullo stomaco. In ogni caso, rientriamo su in albergo. Sai cosa servirebbe adesso? Bel brioschi. C'ho qua il porcino, presente quello della pubblicità. Ah, cinghiale. Esatto. E dal primo giorno direi che è tutto. Buonanotte. Buongiorno, Fiorellino. Come stai?
Mattina. Colazione dei campioni e si parte. I veneti al mattino. Monza, rispondiamo oppure? Buongiorno Ninja H2. Buongiorno Versis 1000. Mentre per colazione grande classico. McDonald's, McMuesli, caffettino. Opa! Buongiorno Kawasaki. Ah, senti il freschino, Teo. Ma fammi vedere il tuo outfit. Belli, eh? Behring. Sto scoprendo il marchio francese proprio in questo viaggio e devo dire che per ora sono, oltre che confortevoli, molto freschi. Secondo mio itinerario, oggi andremo come prima tappa a Prizna, direzione Zara, ridente cittadina a pochi passi da Rijeka. Wow! Wow! C'ho il turbo che scalpita. Non vedo l'ora di proiettarmi nella stratosfera. Siamo a Senji. Senji Pattonji. Stupendo qua. Uè, gli hippi. Come sempre, amici, vi ricordo che se volete replicare il nostro itinerario lo trovate qua sotto in descrizione. Sotto ad ogni episodio vi lascerò il link di Google Maps. Dai, eh? Come si fa a non volermi bene, dai? Ah, stupendo, stupendo. Mamma mia, non c'è un buco, è un biliardo. Teo, come ti trovi con l'ammiraglia? Mi trovo molto bene. Potresti guidare forse in ciabatte addirittura. Ma adesso mi faccio un caffè Illy. Guarda che roba, zio, ma che roba. Mi ricorda tanto l'Alghero Bosa. Sentila, sentila. Stai lasciando le lingue di gomma per terra. Questa è la famosa Open Pit Lane Rijeka. Ma che buon odore di grigliata. È venuta fame. Beh, io quasi quasi mi fermerei a Selina. Che bello. Nella giungla. Ristorantino Paclenica trovato. Vista mare. Sei contenta, Greta? Che c'è il mare? Guarda, girati. C'è il mare. Dai, Greta, vai dentro e ci spugli. Fidati che mangiamo bene adesso. Il patatino croato. Ti piacciono i grattini sulla testa? Se mi avvicino ancora, starnutisco. Insalatina rinfrescante. Cozzine per Teo. Choice. Le anchoice. Rubiamo una cozzina a Teo. Buona, cazzo. Spacca. E si prosegue con i calamari grigliati. Patatine, erbettine e patatine fritte. Spaccano, spaccano. Bello agliato. Chissà dopo tra le curve. 25 euro a testa. Non male però, eh. C'era un po' troppo aglio forse. Mi sento un po' appesantito. È vero. Sento una presenza spiritata nel casco. Che schifo. E ora si prosegue verso Raducic, che non è un giocatore dell'Inter. È un paesino nell'entroterra sopra Zara. Scaleremo le montagne. E sono anche alte, vedo. Oh, senti come entra il freschino nelle maniche. Poi sul petto. Anch'io ho aperto tutto. Ah, meno male. Il problema dell'aglio però persiste e non so bene come risolverlo. Guarda te, bro, è tutto abbandonato qua. Ma noi siamo finiti. Oddio, Pripyat, l'Unione Sovietica. Oddio, no. È mezzo abitato e mezzo no. Che desolazione con la sedia lì appoggiata per nel niente. Ah, ma qua c'è il campo da beach volley. Devo prenotare. Ecco chi è che ha prodotto le cheesecake di prima. Ciao, patatina. Vado via, vado via. Sei incazzato. Orco Diaz, che spavento, la la la. Che spavento, la la la. No, ha rotto all'aglio, no. Ah, saluti. Va che distesa. Dove mi trovo? Non ne ho idea. Mi metterei sotto un albero a scrivere poesie in questo momento. Senti che pace, senti che roba. E con la statale si prosegue verso Kesici. Oh, le. Finalmente ricarichiamo le energie. Alla ninjona. Ah, no, disastro. Scusa, Kawasaki. 1,56, bello. 1,56 mi piace. Come sempre sfrutteremo la pausa per aggredire uno snecchino. Ricordatevi sempre di sgranocchiare qualcosa in moto per avere sempre energie e soprattutto idratatevi sempre. Che buono! Cranberry! Ti dirò, vi dirò, che ne prenderò anche un altro, sempre col mio cranberry. Thank you, bye bye. Ah, troppo buono. Scusa un attimo, ma questa tasca dietro del tuo... È il porta passaporto questo. No, zio, non mi palpare. No. Ma no, perché sei pieno di tasche. Ogni volta che ti guardo hai una tasca in più. E qua sopra invece un'altra ancora. Oh, guarda che qua, il lusso, eh. No, ma sai che mi sa che me la prendo anch'io, cazzo. E si prosegue verso Livno. Che bello che quello snecchino mi ha cancellato il sound dell'aglio. Ah, oh, meno male. Scola. Scola mi sa che si traduce in attenzione. Scola. Scola. E questa invece è autoscola. Boh. Urca, un tornante questo. Messo la prima. Mamma che bello che è. Tornante del bondone, il primo tornante del bondone. Sì, il bondone. Che bella, bro. Ah, aspetta, c'è la dogana qua. Ah, sì, 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 sì.
Dogana, gomito terra, salve passaporto. Buonasera. Allora, siamo andati in quella dei camion? No, zio. No. Che figura di me. No, mi ha sbagliato. Aspetta, torniamo indietro. Come ci cattano adesso. Mamma mia, se si incazzano. Prova che ci parlo io, che io parlo bosniaco, eh. Ma non è vero, ma da quando? È qua? No? È là? Come si chiama l'ingresso nel parcheggio della Lidl? Hello! ID card? Ok. Minchia, meno male che avevo la mano sul freno, porco cane. Pericolosissima. Stavo cazzolando in Bosnia. Thank you. Bosnia e Erzegovina. Signore e signori, la Bosnia. Ma sbaglio, non siamo in Unione Europea? No, la Bosnia non dovrebbe essere in Unione Europea. Quindi portaci a casa, Fernesina, portaci a casa. Qua intanto stiamo salendo. Vai piano, per favore. Non è, cioè, ho un H2. Come faccio ad andare piano, scusami? Oddio, si dondola. Sospensioni semiattive, ma come lavorano in Bosnia? Oppa! Olè! Sembra un rodeo, raga! Com'è la Versys? Però, ma le sospensioni si sentono regolabili esattamente come vuoi tu. Puoi scegliere se un passeggero bagagli, un passeggero, due passeggeri bagagli, solo bagagli. Solo bagagli, no! Figa, full optional, ragazzi, qua si viaggia in prima classe. Io sono veramente un'astronave, cioè. Ma poi un quattro cilindri, guarda che scorre bene questo, mi sta piacendo. È di una dolcezza, guarda che mood! Mamma mia! Non ci credo, stiamo andando esattamente nella bocca della pioggia. No. È giunto il momento di mettersi antipioggia. Antipioggia posizionato adeguatamente. Di qua c'è il sole e noi chiaramente dobbiamo andare di là. Oh, che bello, spettacolo. Andiamo, ninja. Oh, che bello, comodo, va, che bello. XXL, bravo Bering. Dai, che pensavo peggio. Sì, due gocce, ho fatto una doccia. Anche oggi è arrivato quel momento della giornata dove prenotiamo l'albergo per questa notte. Un appartamento, 16 euro a testa, sono troppi. Potremmo abbassare un po', sì, siamo fuori in mezzo. Beh, direi che è stata una brillante idea scroccare il wifi a loro. Ho attivato la eSIM e fortunatamente ho connessione. Quindi andiamo a Livno, fino al nostro hotel che abbiamo appena prenotato. Ok, siamo nel cuore di Livno. Eccoci. Opa. E qua ancora a destra. E questo è il nostro alloggio. Bello. Second floor, 8. Omazik e Krizan. No. Ma c'è una posizione? In this address. Ma no, è di là, è più in fondo. Thank you. Allora, di qui. Attenzione, nel Bronx di Livno. E questo dovrebbe essere il nostro appartamento. Ok, abbiamo appena chiamato la signora e ci ha detto che arriva tra 30 minuti. Quindi andiamo al Pivinica, noto ristorante a Livno, per mangiare qualcosina. Pivinica, stiamo arrivando. No, non si può arrivare fino qua. Pali significa non passare con la moto. Ah, è lì il Pivinica. Ah, zona pedonale. Ho sbagliato. Ci siamo fatti riconoscere. C'è la ZTL. Bene, ragazzi, come state? Ciao. Ciao, caro. Ragazzi, Milano. Io ho vissuto Svizzera italiana, Mendrisio. Mendrisio, bene. Signori e signori, il Pavnica. Ci siamo appena seduti e ho appena scoperto che in Bosnia si può fumare dentro i locali. No. Cosa? Chicken burger con patatine fritte e salsina. Eccolo. No, così brutto però, eh. Pane con gli stronzi. Cevapici, spiedini di pollo, spiedini di manzo. 17 euro a testa. Che spettacolo. Costa veramente poco qua. La conversione con il marco bosniaco è di 1 euro ogni 2 marchi. Praticamente il marco è il doppio dell'euro. Sono completamente distrutto. Ho sbagliato strada, in realtà. Mi sa che ho sbagliato, scusate. Dai, sei un cevapici fort. Scusate. Eccoci qua. Le Gisofè. Palazzo numero 9. C'è Silons. Signori, per 15 euro a testa, il lusso. Salone con divano e cucina, angolo meeting. Camera numero 1 per me e Matteo. Camera numero 2 per Greta e Sinna. Il bagno. Senza il bidet, però c'è la lavatrice. E la doccia con l'idromassaggio. 15 euro a testa. Enjoy. L'accampamento è fatto. Ora scarichiamo le clip. E buonanotte.